Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Chicken Police. È un gioco che mi hanno mandato i ragazzi di Andy Games, che ringrazio perché questo è un video sponsorizzato da loro. Gli Andy Games fanno parte del gruppo del THQ Nordic, compagnia di distribuzione di videogiochi per la quale ho già collaborato in passato, come ad esempio per Desperados 3, ma in questo caso lo sviluppatore è un altro e ha realizzato questo interessantissimo gioco molto molto interessante. È uno stile un po' noir di punta e clicca e sarà disponibile dal 5 di novembre, voi lo vedrete probabilmente dopo l'uscita, e costerà $19.99. Sarà disponibile appunto per Steam, per PS4, Xbox One e anche per la Nintendo Switch. E diciamo che è un gioco punta e clicca completamente, diciamo, indirizzato da una storia, come vedete noir, si fa un ampio uso di questa musica, un pochino definirei jazz, l'ampio uso del bianco e nero, ma soprattutto c'è questo feeling un po' alla Sherlock Holmes. Lo andremo a scoprire dopo il perché vi dico questo. Ci sono degli animali, perché Chicken Police si parla appunto di animali, e tutte le location sono state create a mano in 3D, e gli animali presenti in gioco, è interessante dirlo, sono tutte foto fatte dagli sviluppatori. Tra l'altro il gioco è purtroppo al momento soltanto in inglese, ma diciamo che fa un ampio uso della... i dialoghi più importanti del doppiaggio di attori e attrici importanti. Iniziamo la partita. Come sapete, io nell'inglese me la cavicchio, ma qua i testi spesso vanno veloci, però ci proviamo e vediamo un attimino, perché già mi ha fatto ridere. L'uomo morto è più pesante di un cuore rotto. Correvo fuori con un pacchetto di sigarette, ma avevo lasciato il portafoglio a casa. Sì, sono io. Sto diventando vecchio. Il mio nome è Sonny Federer, un investigatore per 20 anni e uno del Predatory Division del Police Department di Cloverville, la mezza leggenda di Chicken Police. But buying a pack of smokes is more than I can handle right now. Ok, comprare un pacchetto di sigarette è quello che posso fare ora. Questo è quello che è rimasto, il posto più colorato che è rimasto nel mondo. E questo mi ha fatto ridere perché tutto è bianco e nero e, e il cartellone è a colori e tutto è diventato grigio. Sì, classico incipit noir dove... Ma che cosa dovrei aspettarmi ora? Stiamo vivendo in un grande esperimento e non ho notato che tutto è rimasto fermo. Io credo che questo mondo meraviglioso di lupi e pecore, faine e polle, insomma, vivono insieme. Perché? Perché no? È ridicolo. Il cane mangia il pollo, è nella nostra natura. I'm not propping up the illusion anymore. 121 days and it's over. Si parla di 121 giorni prima della sua pensione. Lui non sapeva ancora che cosa sarebbe successo. What could possibly go wrong? Cosa potrebbe andare storto? Siamo a Rock District e lui arriva. È classico, inizio, il mio ufficio è incasinato, si sedeva nell'oscurità, la luce dipingeva delle strisce sul suo corpo. Non era una zebra, però... Elizabeth o Charlotte, ero sicuro che avesse un nome sofisticato. Guardava negli occhi, insomma, qua è molto poetico lui nel dire quello che succede. Ho detto cercheremo di capire, poi ovviamente non dimenticate che un gioco del genere, a parte i dialoghi veloci, potete usare Tap Translator Application per
tradurlo, insomma. Quindi le foto sono veramente belle, è molto curioso vedere queste cose, però anche il fatto mi ha fatto un pochino, diciamo, emozione vedere quella panoramica dall'alto con tutte le auto e pensare che questa invece è tutta un'ambientazione fatta con animali, quindi. E qua vedete che potete interagire con i vari oggetti. Ma io prima di andare a parlare, io guardo un po' nel cassetto, lui è estremamente sarcastico. Non sembrava così pericolosa tanto da prendere la mia pistola, ma nessuno lo può mai sapere. Prendo anche il police badge, il mio portafoglio è il mio badge, il portafoglio reale, il badge non lo è. La mia ultima sigaretta, sei fortunato che non ho un accendino, pal. Va bene. Andiamo, continuiamo a vedere. Vedete qua, bellissimo che potete accendere e spegnere la luce. Lei lì nell'oscurità ha fatto quella battuta che ovviamente mi trovo un po' in difficoltà perché va veloce. Forse in italiano sarebbe più semplice, però la battuta era, sembrava una zebra, ma in realtà era la luce che entrava dalle tende qui, quindi vabbè, intanto continuiamo a vedere come funziona questa cosa. Il gioco, per chi se lo fosse perso, insomma, durerebbe, insomma, è diviso in capitoli e durerebbe circa 10-12 ore, che non è neanche poco per un'avventura grafica, devo dire. Qua possiamo vedere tutte le immagini, gli sporchi gentiluomini. Che bello il gufo. Questi ragazzi hanno ricostruito la città dopo il grande incendio dell'867. I miei eroi quando ero un piccolo pulcino, insomma. Ho iniziato a pensare che avessero lasciato. Vediamo quando vai a vedere. Ah, ok. Non me lo ripete. E poi, vabbè, ci sono le classiche. Cos'è questo? Una canarina. Molly and me, ah, ok. E questo invece è il trombettista Castoro, no? Il re del jazz. La foto arriva dai giorni del proibizionismo del jazz. Sono sentito che l'old man vive una volta, ma nessuno dimentica quella notte. E non solo perché mi sono svegliato al porto senza il mio fucile, vabbè, sì, insomma, adesso io non voglio neanche spoilerarvi tutto, stiamo vedendo il gioco com'è. Tra l'altro, se siete arrivati fino a questo punto e il gioco vi interessa, vi invito dato che questa collaborazione mi ha portato due codici in più per fare una sorta di giveaway, vorrei capire chi di voi è interessato e se siete interessati, però a questo gioco ovviamente dovete rispettare l'amore per il noir, l'amore per il punta e clicca e non avere pregiudizi sul fatto che il gioco è in inglese. Dovete scrivermi qua sotto, parlatemi un attimino, non dite rispondo al contest, no, dite semplicemente mi ricorda molto e poi ditemi un film noir che vi è piaciuto, insomma, e vi terrò in considerazione per l'estrazione che farò in un video a parte in caso dovesse avere comunque buona partecipazione in questo contest. Sto continuando a guardarmi intorno, non so dove sono le chiavi. Qualcosa, vabbè. Parliamo alla tizia allora. Possiamo parlargli? La guardiamo. Chi è questa dama? Che cosa sta facendo qui nel mio appartamento? Basta, parliamoci. Speriamo che non vada troppo veloce. Mi lasci introdurre. Mio nome è Deborah, Miss Deborah Ibanez. Bello che comunque si può saltare l'autoplay o meno. Quindi qua è carino perché riusciamo a leggerle. Si sta sbagliando. Davvero, per favore, mi illumini, Mr. Featherland. Bello questa cosa qui in pelle. No, è curato, cioè, cavoli. Sono un'unione tra foto ad animali e foto a persone. Infatti, vedete, la parte sotto è un uomo, la parte sotto è una donna, fatta a persone veramente reali. E anche l'ambiente 3D è stato fatto completamente a mano. Non è un'immagine messa lì. È quello bello che mi è piaciuto di questo titolo. Non sono un occhio privato, credo un investigatore privato. Non sono. Le raccomando, Philip. Voglio dire, Mr. Filma lo invece di me. È un bel ragazzo.
perché lui faceva parte, come diceva, del duo che ha fatto sfracelli, diciamo, al Dipartimento di Polizia. Mi creda, Mr. Federland, non è un incidente che io. Non è per caso che sono venuta da lei. Guardi, Miss, lavoro per la polizia e attualmente me ne sto andando, sto smettendo. Non posso accettare una commissione privata, anche se lo vorrei. No, non a una dama di classe come lei. Si è girata, inizia a fare. Ok. Sono così facile da leggere? My job. È il But mio tell me, lavoro, since you've ma mi invited dica. yourself in, would you like a drink? Ma mi dica. Dato che è venuta qui, vuole un drink? I Non don't voglio, usually io drink. non bevo Well, I've got solitamente. hair, Bene. and it'd be rude of me to drink alone. Ne ho uno e So, sarebbe maybe maleducato some per me bere da sherry? solo. If Un po' you di sherry? insist. Se But insisti, for me, ma bourbon, please. grazie. Thank the wild one. Grazie, That's all I meglio have. Wild One. What a coincidence. Grazie a. È quello che ho. So Che come on, coincidenza. spill it. Dai, Drink it. lo beva dall'inizio. Un'altra cosa interessante è che ogni personaggio ha le sue peculiarità. Quindi sono stati caratterizzati piuttosto bene. Abbiamo qua un menu dove ci fa vedere i vari personaggi che andremo a conoscere nel corso dell'avventura, i vari posti che vedremo nel corso dell'avventura e il codex con tutto quello che abbiamo scoperto, le stats con le domande fatte, le scene visitate, gli achievements sbloccati, il codex, le voci del codex che abbiamo sbloccato e le informazioni personali. Quindi è una menzione che volevo fare, quella che mi hanno detto di fare per quanto riguarda i personaggi, perché ogni personaggio ha le sue peculiarità e ce ne sono diversi nel corso dell'avventura. È un gioco che non ci mette fretta, ce lo giochiamo con calma, possiamo rispegnere la luce. Riparliamo lei. La guardiamo di What? nuovo? No, scusate. Legs that go on for days. Deep Gambe che vanno avanti per eyes. giorni. Silky skin. Profonde Voice. occhi scuri, And big una trunk. pelle setosa e una voce. Non ho letto, scusate, voglio chiedermi sto ultimo dubbio. Legs that go on for days. E, Deep come dark la eyes. pelle Silky skin. setosa, insomma, Voice. voce. You're in big Sei trouble. in grandi guai. Palla. That's better. È meglio. Otherwise, Allora, se ho capito your mistress correttamente. is receiving threats. What kind of threats Your exactly? mistress se la sta minacciando? It's a very strange È matter. una questione veramente First there were strana. Prima letters, and ci sono then state delle one lettere che bottle sono of wine arrivate as a gift, stampate su then una painted bottiglia di in vino, black, un'etichetta silver, mandata red, come and regalo. finally they painted it on the wall of the house, Poi showing scolpite su un direct letters. mattone. Lanciate attraverso la finestra e finalmente, e per ultimo, hanno dipinto un muro della casa in lettere grandi I rosse. think it's time to dig a little È tempo deeper, per di if you scavare don't un pochino mind. più in I'd like to ask you some profondità. Se routine non questions. credi, ti farei delle domande sulla tua Please, routine. Per that's what I favore, need. il perché sono qui, questo. Allora, gli facciamo le domande, andiamo a vedere che cos'è questo. Questo qui è il nostro inventario. Qua abbiamo anche la mappa per Man, spostarci. I've Qua missed abbiamo you la all for a nostra while. pistola, che speriamo di non usare. Ah, question, vediamo. Bello, 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 bello. Bello, e io ripeto, spero che una buona anima lo traduca perché veramente questo qua può essere veramente un giocone. Focalizzati su quello che sai del sospetto. Sì, concentrati se è lui o lei il sospetto. Vabbè. Quindi. Ah, ok. Sono sospettoso. Sono sospettosa. Perché sei sospettoso? Ah, ok. Quindi le impressioni. Nuova impressione con le domande. Ok.
Il detective meter è il tuo migliore amico, mostra quanto bene le domande stanno andando. Rimani nella parte positiva, ok? Perfetto. Devo essere cauto e intelligente. Questa donna sembra timida, ma posso usarlo a mio vantaggio. Devo stare attento a quello che dico a lei, o potrei spaventarla. Iniziamo gentilmente, e quando arriva il momento posso essere più diretto. Chi sei tu esattamente? Ma'am? Non so perché la chiama così. Non sono qualcuno di importante, Mr. Federland. Oddio, aspetta, torna indietro che avevo saltato. Vediamo se posso risentirlo. Allora, io porto quello che desidera il mio datore di lavoro, insomma, niente di più. Questo significa semplicemente paperwork. Io non vorrei. Sei stata gettata nelle acque profonde, dama, dolce donna. Dimmi, puoi anche nuotare? Credimi, questo è solo non piacevole per me come lo è per te, ma non sempre. Allora, vediamo, stiamo andando un po' male. È dubbiosa e timida. Allora, non sei molto confident, insomma, non sei molto disposta, non è vero? No, andiamo un po' più soft. Dimmi, in quale parte della città vivi? Calavera Hills, Non voglio rispondere a questo. Sono qua per conto del mio employer, insomma, il mio datore di lavoro, insomma, il mio cliente, insomma, non per miei affari personali. Ok. Molto male. O molto bene. No, stiamo andando bene. No, stiamo andando bene. Allora, stop playing. No. Perché mi hai visitato in questa serata, in questa particolare sera? Ho le mie ragioni. Può sembrare stupido, ma ha un senso. Non ne dubito per un secondo, Miss Ibanez. Questo giorno è essenziale to my mistress. E lei pensa che sia altrettanto importante per te. Sì, poi probabilmente chi lo legge sa l'inglese dirà non ha capito niente. In realtà sto faticando abbastanza perché l'ansia del video di dover leggere veloce, poi in realtà me lo giocherei tranquillamente con un tap translator. Un messaggio in questo, per certo, per essere onesti, tu sei anche, tu sai cosa? Lo prenderò per un complimento. Stiamo andando bene, no? Allora. Sei nata e cresciuta in Clanville. Perché lo chiedi? Non potrei pensare niente di meglio. Non sono di qui. Vengo da Grasmore, forse avrai sentito del mio accento. Sai dov'è? Dov'è cosa? Grasmore. L'hai appena chiesto. Non preoccuparti, non sono interessato. Ti piace giocare con gli altri animali? Che battuta. Sono un po' arrugginito, sembra. Cambiamo soggetto, no?
Allora, perché sei venuta? Perché non il tuo employer, il tuo cliente, insomma? Perché sei venuta da me e non il tuo employer, insomma, da sola? La donna, è una donna da sola, ok. Miss Natasha Katsenko non lascia la sua casa. Lascia la sua casa solo se deve, ok. Abbiamo una nuova persona, ok. Miss Natasha Kazenko è un gatto, ovviamente, perché Kazenko, insomma. Miss Natasha è dispiaciuta, si spaventa per quei messaggi e tutti sanno chi è. Quello è il tipo di donna, non so che cosa tu voglia dire. Certo, grazie. Comunque, stiamo andando finalmente da qualche parte. Abbiamo evitato il punto della conversazione. Sta nascondendo qualcosa, Deborah. Non ci sono domande. Focalizziamoci su quello. È vero, cioè, non è spaventata. Nasconde qualcosa. Ci ha parlato di questa qui che ci ha dato il lavoro. Cosa vuoi da me? Tu, no, io. Non essere stupida, Deborah. Hai detto che la tua cliente, insomma, la tua impiegata, sta parlando di. No, io intendo che il tuo impiegato sta parlando forte, insomma. Miss Katsenko, penso che. No, Miss Katsenko pensa che tu sia un grande detective. Ed è il perché sono venuta. E ti ha dato anche un grimaldello. Sono veramente. Eh sì, perché è entrata in ufficio, si è fatta trovare già dentro, come tutti i film noir. Scusa tesoro, ma ti sto solo teasing, provocando, insomma. That's very nice of you. It has nothing to do with being nice, Deborah, but you're welcome. Ok. Non pensi che sia un pochino sospetto? Look, Santino, I'll explain everything. L'ho spiegato tutto. Non ho dubbio. Ok, prendilo come complimento, forse. You see, we're starting to understand each other. No, stai iniziando a capire. Sta andando molto bene. Dovrei crederti. Tell me, Deborah, why should I Perché believe dovrei you? credere a tutto quello che Has dici? the mistress Perché lost la you? mia cliente, mistress, sarebbe una capa, insomma, penso voglia dire questo. Should that be enough? Vabbè, è credente. E dovrebbe If essere you are what abbastanza? she thinks you are, then yes. What can I Sì. say to that? Look, I didn't mean to back you up against the wall. You have a way with words, sweetheart. Did you Sto ever have a cercando di. breakup? Cioè, gli sta dicendo che sei bravo con le parole. Non hai mai pensato di essere un Not for poliziotto? No, rumors. non per questo mondo. Smart answer. Intelligente risposta. Per essere onesti, sii onesta e dimmi per cosa Be sei honest and tell dispiaciuta. me what you're so afraid of. Lo Mr. Featherland, my mistress sai, Mr. Katsenko, her Featherland? heart, Wessler. Wessler La must be dead. compagna, il compagno della mia padrona è Obert Wessler. O come molte persone lo conoscono, Ibn Wessler, The Kingpin. Ah, Kingpin non è tipo un pappone, non so, una roba del genere, So you un get me. boss, insomma. The secrecy. Hai capito ora la Put it segretezza? bluntly, I think I understand it all. Wessler. This little piece of Wesley è puzzle un piccolo changes pezzo del everything. puzzle che cambia tutto. Siamo andati bene per non saperne leggere né scrivere, quindi devo dire che abbiamo scoperto un po' di cose interessanti. Poteva andare peggio, la storia poteva evolversi in modo diverso. Voglio dare un'occhiata adesso come ultima cosa, prima di chiudere, ai vari personaggi. Vedete che è figo perché è fatto bene. È un peccato che non abbiamo una foto, abbiamo solo un identikit con
tutti i parametri che abbiamo scoperto. È un gangster Kingpin. Ed è questo qua. È un criceto che sta insieme a un gatto. Vabbè, comunque, questo era Chicken Police. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Ribadisco, scrivetemi se vi interessa partecipare al contest, insomma, per dove regalerò due chiavi per questo titolo che costa 19 euro. Uscirà, è già uscito ormai quando vedete il video, per Xbox One, PS4, PC, Steam e Nintendo Switch. Scrivetemi qual è il vostro film noir preferito che vi ha colpito, insomma, e magari commentate anche il gioco e ditemi che cosa ne pensate. Con questo è tutto, ringrazio ancora Indie Games, THQ Nordic, e alla prossima, e ciao ciao.